l'ha coniato User TV, questo titolo di Cittadella dello Sport, e credo sia meritato come titolo. Bucciano è fiera e orgogliosa ed è oggi qui per una ulteriore iniziativa che completa un ciclo di tutta la stagione calcistica delle scuole calcio che si sono ritrovate qui da diversi paesi. Ricordo Airola, Forchia, San Felice, Paolisi, San Martino, chiedo scusa se ho dimenticato qualche paese, ma è veramente diventato il fulcro dello sport, soprattutto giovanile, dell'intera valle e delle valli circostanti. Sindaco, una domanda che va nel futuro, ci proietta nel futuro: c'è qualche progetto in atto per poter rendere ancora più bello questo centro sportivo? Noi abbiamo un centro sportivo che è di tutto rispetto, è dimensionato, probabilmente anche sovradimensionato per quelle che sono le possibilità anche economiche di un piccolo comune come Bucciano, però noi gli sforzi continueremo a farli e continueremo a mettere, a impiegare tutte le nostre energie perché questa struttura continui a vivere, continui a splendere e naturalmente tutto quello che sarà possibile fare noi faremo. In questo momento siamo molto concentrati per acquisire risorse per completare un processo di manutenzione di questo impianto sportivo che viene utilizzato oramai quasi 365 giorni all'anno e quindi ha naturalmente bisogno di una manutenzione costante, cosa che noi facciamo continuamente e che continueremo a fare. Poi naturalmente laddove dovessimo poter intercettare risorse ulteriori per potenziarlo ulteriormente, noi lo faremo. Lo abbiamo inserito proprio in questi giorni in uno studio di fattibilità, di progettualità dal punto di vista per quanto riguarda l'efficientamento energetico. Abbiamo immaginato di inserire questo complesso sportivo in una attività di progettazione che è afferente anche alla comunità energetica per la realizzazione di pensiline che facciano anche da parcheggio coperto per le autovetture degli ospiti di questo complesso sportivo. Quello che riusciamo a dare ai bambini, soprattutto perché siamo seguiti da tantissimi genitori sia dall'inizio che alla fine del campionato, e questo è quello che ci rende d'orgoglio soprattutto per la nostra società, ma credo anche per tutte le altre, perché comunque vedere i bambini dai piccolini dei 5-6 anni fino a 14-15 anni che corrono, si divertono, chi vince, chi perde non succede niente. L'importante è che noi riusciamo a creare un equilibrio, a farli divertire, e questa è la cosa più importante soprattutto per questa età qua. Poi fare giornate così, che oltre di premiazioni possiamo dire sono di aggregazione, perché comunque tra società, bambini che durante l'anno si sono, se si può dire, sfidati, però non si sono sfidati, non sono nemici, si sono ritrovati tanti amici, chi di una società, chi di un'altra, e quindi il rispetto sta sempre alla base di tutto. Questa è la cosa più importante e mi auguro che continuerà sempre su questa linea di pensiero, ma credo che come me la pensano quasi tutti, diciamo. Beh, è una bella festa soprattutto per i bimbi, vederli qui riuniti, tantissima gente. Diciamo che Lopez ha creato questo movimento che da un po' di anni riesce ad aggregare tante società e lo fa in una maniera eccellente. Noi siamo ripartiti quest'anno dopo 2 anni di sosta, era un momento difficile, siamo ripartiti con difficoltà e poi è stato un crescendo e i risultati si sono visti, e quest'anno diciamo che abbiamo raggiunto un buon obiettivo da continuare nella prossima stagione. Bellissima, bellissima iniziativa, bellissimo anno abbiamo trascorso insieme a Lopez. E questo è il bello dello sport, per questo lavoriamo e per questo è quello che vogliamo. Grazie a tutti quanti, all'organizzazione, al comune, a tutti quanti. Senti, ne approfittiamo perché Valle Caudina può rinascere soprattutto con i giovani a guidarli. Sì, sono ormai 2 anni che c'è questa scuola calcio qua a Bucciano e stiamo facendo secondo me grandissime cose, stiamo lavorando sia
sotto il piano sociale, sia sotto il piano anche della crescita dei ragazzi. Stiamo veramente, secondo me, facendo belle cose. Quest'anno è stata una bella manifestazione, noi partecipiamo con Lopez già da diversi anni. E quest'anno abbiamo fatto qua a Bucciano e su altre strutture una decina di campionati, quindi i ragazzi sono rimasti contenti, un'ottima organizzazione e Lopez sta lavorando bene su queste cose. Lopez lavora bene, i ragazzi crescono, possiamo sperare per un futuro migliore anche a livello di calcio generale? Sì, questo è il nostro obiettivo come Osi San Feliciano, noi lavoriamo tanto per la crescita dei ragazzi, gli diamo tante opportunità. Siamo anche noi affiliati a Perugia, quindi sono sempre sotto la supervisione del Perugia Calcio, che ogni tanto ci vengono a trovare. E noi ci mettiamo a disposizione strutture, allenatori qualificati e tutte le opportunità che si possono verificare. Poi è il campo l'unico giudice supremo per il futuro dei ragazzi. Il presidente Buffolino ha organizzato tutto alla perfezione, i campionati sono andati benissimo. Per tutte le scuole calcio, abbiamo visto l'organizzazione diciamo al top proprio, devo dire la verità. Mo con Benito di questo parlavamo, ci siamo divertiti, che poi ci hanno dato possibilità sia qua che a San Martino di giocare e di divertirci. Noi per come scuola calcio ci siamo divertiti, abbiamo raggiunto qualche obiettivo, con gli esordienti secondo posto, con i piccoli ci sarà il premio rivelazione per i primi calci, per i pulcini anche squadra rivelazione. Diciamo che quest'anno è andata bene, molto bene, ringrazio Lopez perché hanno fatto una cosa spettacolare, devo dire la verità.